Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 9 soggetti, tutti accusati a vario titolo di reati di rapina, porto e detenzione di arma comune da sparo e clandestina, falso nonché fabbricazione e cessioni di armi clandestine. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e condotta dai carabinieri della stazione di San Giovanni la Punta, svolta dal gennaio a maggio 2022, trae origine da un'efferata rapina consumatasi nei confronti della Domus Bet di San Giovanni la Punta, ove 3 degli odierni arrestati asportavano, sotto la minaccia delle armi, 5.000 euro in contanti più un numero imprecisato di gratta e vinci. Nel corso dell'esecuzione della rapina, i rei non si facevano problemi a sequestrare un passante al fine di evitare che questi chiamasse le forze di polizia. Grazie alla capillare attività di intercettazione è emersa la responsabilità di uno degli indagati in merito ad altre 2 rapine consumatesi, l'una nel febbraio 2018 ai danni di un supermercato e l'altra nel 2011 ai danni dei gestori di un tabacchino, sempre di San Giovanni la Punta. Durante l'attività è emerso che il gruppo, con a capo Mirabella Salvatore Natale, aveva organizzato un articolato sistema finalizzato a far ottenere a soggetti Novax la prevista certificazione Green Pass senza che questi si sottoponessero al vaccino per il Covid-19. Gli indagati, anche attraverso la falsificazione di documenti d'identità, facevano sottoporre al vaccino, in luogo delle aree richiedenti, delle cavie, in particolare tossicodipendenti, i quali si offrivano in cambio di una dose di sostanza stupefacente o di pochi euro. Sempre grazie alla puntuale attività di indagine dell'Arma dei Carabinieri si è divenuti ad un fiorente traffico di armi clandestine che sarebbero state fabbricate da uno degli odierni indagati, traffico che portò all'arresto in flagranza di reato del Mirabella Salvatore Natale nell'aprile 2022 perché trovato in possesso di 2 pistole clandestine.